Dopo 2 giorni di viaggio, ti vuoi mettere i pantaloni e mi lavasti? Dici, ti lavai, la vendetta, no? Però a cascare sembra dritta, tu ti inficchi di pantaloni e di pantaloni, scusate, ti arrivano qua. Però lei, appena ti vede, ti dice, amore, gioia mia, dice, manda Ruionna, si è fatto più l'uomo. Per chi non avesse ancora, è vero, Chiara, la vita, si capisce se è vero. Il segreto della vita, è vero, si racchiude in una sola parola. Scusate. È vero. Noi stasera vi spiegheremo la procreazione. Ecco. È vero perché... È vero. Perché è vero, la procreazione... Ve la spiegheremo noi. Per favore, non fate i discoli. Avanti. Non fate i discoli. Allora, come avviene, è vero, la procreazione? È vero, avviene... Ci vuole un uomo e una donna. No. Sì. Martino, tu non ne sapevi ancora sempre niente. Sempre ci vuole una donna, come nel regno animale ci vuole un leone e una leona, un cane e una cana, ci vogliono sempre queste cose. Martino, è vero, stai sbagliando. È vero, allora, io sotto incarico di padre Mario, ho studiato e vi parlerò della procreazione. Martino, tu non hai studiato mai. Ho studiato nel libro di Piero e Angela. E chi sono? Un frate e una suora che sono scienziati. Martino! Piero e Angela! Ma no, Piero e Angela, è vero, uno solo, è vero. Ah, allora è vero che è mezzo... Piero e Angela! Piero e Angela, non è uno scienziato. Piero di giorno... Ma no! E Angela la sera. Ma no, Martino, no! Allora, la procreazione. La procreazione. Perché noi siamo al mondo? Perché ci troviamo qua? E chi... Perché noi siamo qua, voi siete là? Perché ci troviamo su questa terra? È vero, perché? Perché? Ma non dovevamo parlare della procreazione? In che senso? Metti la mano così. Allora, come avviene il bambino? Noi stasera lo vogliamo spiegare perché molte persone non lo sanno come viene scientifico. Abbiamo ricevuto diverse lettere. È vero. E noi abbiamo detto... Bravo. Parliamo. Parliamolo anche per i bambini. Non è scandaloso. Diciamo, no. È vero. Allora, per nascere un bambino... Per nascere un bambino... Per venire al mondo. Il padre... Il bambino viene al mondo. Il padre, se no piccino non viene. Allora, come avviene questo fatto? Bisogna sapere che c'è una differenza fra il maschio e la femmina. Parino uguali, ma non sono uguali. Martino, ma questo è vero, è una cosa risaputa. Sì, perché la femmina, diciamo che uno passa la mano, non pince. Come? Che ci passi la mano nella femmina, non pince. No? Non pince, non truppichia. Perché? Perché nel maschio truppichia. Nel maschio? Sì. E perché? Perché il maschio c'ha una specie di bracciolo. È vero. Esatto. Allora, l'uomo è dotato di un organo. Che? È un organo, è vero... Bello! Che questo bracciolo si deve fare una certa entratura nella femmina. Una certa? Entratura. Entratura? Nella femmina. Martino, io non ti capisco quando parli così. È vero, io e non... E quando fa l'entratura, a un certo punto al maschio, dopo che fa l'entratura e comincia a fare stai o me ne vaio, al maschio ci viene una specie di nervosismo. Nervosismo? Questo nervosismo scientificamente si chiama organico. È vero, l'organico in effetti è una condizione... Che non è differenziata, è un'altra cosa. È vero, è una condizione umana. Bravo, umana. Ed è al momento dell'organico che da bracciolo del maschio escono qualche cosa come 950.000 armaluzzi, nichi. È vero, stiamo parlando... Con una codina così, e questi si chiamano... strapatapatozoia. Allora, è vero che il genere umano
differisce l'uomo dalla donna. Bravo. E l'uomo è dotato, è vero, di questi semini. Semini. Sono dei semini. Che non è come... No, sono semini che vanno nell'uovo della femmina. Martino, nell'uovo. Sì, nell'uovo. Che dici nell'uovo? Chi è una gallina? La femmina c'ha l'uovo. No, no, Martino, la donna c'ha le ovaie. Comunque è stabilito scientificamente che la donna non deve mai fare il bidet con l'acqua calda. Perché? Ci diventano le ovaie sode. Ma che... è pericoloso. Martino! È pericoloso. Martino! È pericoloso, ma non lo deve fare. È vero, non è vero! È vero che non è vero! E non è vero! Allora, a quel punto lo strapatapatozoo entra. Entra, allora, su centinaia di migliaia, è vero, di semini. Di strapatapatozoi. Soltanto uno. Uno. E quello che arriva per primo è feconda. Ed è quello che sappiamo tutti essere. Oh, scusi, padre. Se per primo, sì. Come fa a essere fecondo? No, su migliaia, è vero, di semini, ce n'è solo uno che arriva per primo e feconda. Un primo è un primo, un fecondo è un fecondo però. Ma perché sta parlando con la lingua di Pierfa fuori? Feconda, nel senso che lui, è vero, darà strada alla vita. Ah, giusto, perché quello che va dentro l'uovo è uno solo. E chi è? È il più forte, è il migliore, il più adatto, in una sola parola, l'unico, fra tutti è il migliore. E così è la vita. Immagina come avvi essere chi do peggio mio. Ma Martino, per favore!